Dunque, il progetto che presentiamo si chiama a questo nome, è un acronimo dall'inglese Adjustment System, più o meno la variazione è 10 significa, perché lo spessore di ogni pannello di questi qui è 10 cm. Qua in realtà tight è la pronuncia fonetica della parola tight, l'inglese tight, che si usa solitamente per dire slim tight, va più bene. Questi erano dei motivi, diciamo che probabilmente è anche legato al fatto che parte, diciamo, come se questi scorci dovessero essere in descrizione, di fatto siamo io e Chiara, Fabrizio Chiara, e siamo entrambi architetti e dottorandi, lei qui a Roma, io a Edimburgo, probabilmente fatto che il dottorato non vedrà alcun influenza da solo. Potete andare sulla slide prima? Questa è una frase, una bella frase che l'architetto, da architetti ci piace pensare, l'ha detta Giovanni Falcone, e diciamo un po' intende il nostro modo, il nostro approccio alla professione. E le cose vanno così, non è detto che non si possano cambiare, nel momento in cui uno le vuole cambiare, a vedere quanto sei disposto a lamentarti, a spendere qualcosa. Se volete c'è un'altra frase che dice sì, il cambiamento, sì, il cambiamento che vuoi vedere, quindi attiva anche. E in fondo è un po' quello che abbiamo cercato di fare con questo progetto. Sì, grazie. Ok. Camminavamo a San Pietro, nel pressi di San Pietro sotto una tappa, e ci siamo accorti che sotto i portici a distanti completamente di fondo è l'albero di San Pietro, e nei portici appunto a distanti di San Pietro c'è una comunità di senza tetto sui topi strani, e Roma è piena dietro a stazione Termini piuttosto che Piazza Vittorio, no, le zone porticate di Roma, le zone semi coperte così dire, di Roma vengono utilizzate solitamente da senza tetto come rifugio temporaneo per dormire la notte. E vedendo questa cosa ci siamo detti, scusate, era diciamo il 2014, vedendo questa cosa ci siamo, abbiamo pensato di attivare, abbiamo pensato qualcosa era possibile fare, essendo entrambi designer architetti, insomma. E più che altro quello che avevamo poi riscontrato, che ci ha fatto un po' più leggero, ci ha fatto un po' più, diciamo, interrogante, ci ha posto un po' di questioni, era il fatto che comunque la gente passasse questo portico rimanendo quasi impassibile. E questa è una situazione, penso che parte. Questa è la situazione di San Pietro Pasta di Vita, dettaglio. Andiamo avanti, si va bene avanti. Sì, ma questa è la situazione che c'è durante il giorno, che la notte e il giorno cambiano completamente. Questo è il portico, questa vedete sulla sinistra è la comunità, c'è una versione parte della comunità, sono circa una ventina di persone. Questi sono i passanti, poi casualmente quel giorno c'era una conferenza stampa, c'è la polizia che risponderà, e chiede la gente si potrà prendere. Adesso notate, c'è cioè un turista che passa e nota senza tetto che sta parlando con la polizia. C'è la polizia che gli sta dicendo, e lui lo nota perché c'è la polizia. So cosa abbiamo pensato. Questi sacchi neri che vedete sono fondamentalmente rovini, vengono la mattina raccolti e posti agli angoli della serpotti. Quindi come dire, la, diciamo, la situazione durante il giorno viene un po' normalizzata, se vogliamo. Quindi ci siamo attivati e abbiamo cominciato a entrare in contatto con questa comunità, per cercare di capire quali potessero essere le dinamiche nella vita di una persona che è una fissa dimora. Adesso prendo un attimo un po' più.
Quanti di voi quando vengono senza tetto, la prima domanda che si fanno è perché, o pensando a la questione su senza tetto, si chiedono perché? C'è qualcuno? Vi chiedete perché? Perché stanno per strada? Vero? Questa è la domanda che vi ponete all'inizio. E in realtà questo è il primo atteggiamento che uno ha. Ma di fatto in realtà forse la domanda più corretta come si può diventare senza tetto, più che perché esistono persone senza tetto. Quando vi domandate come è possibile diventare senza tetto, allora le cose diventano un pochino più complicate. Voi potreste diventare senza tetto? Sì. Non vedo da parte sinistra, però che come è strutturata la società, come è la situazione economica oggi, penso che nessuno ha più la sicurezza, nemmeno di una casa, di un immobile. Assolutamente, il problema della casa è il problema forse comune. Però ti porto avanti la domanda, pensi che se tu trovassi in condizioni economiche veramente la tua famiglia, gli amici ti supporterebbero? No, però se tu trovassi una condizione dove oggettivamente rischi di andare a finire per strada, letteralmente, avresti un supporto? Pensi che avresti questo supporto? Non sei sicuro? Beh, perché fondamentalmente è quello che hanno mai. Beh, io personalmente non mi sento di dire che potrei diventare senza tetto, perché so che ho una struttura di supporto, mi spalla, famiglia, amici. E nel caso in cui io avessi necessità, stessi per approcciare la strada, probabilmente mi aiuterebbe. Il fatto che queste persone siano in strada è probabilmente dovuto al fatto che quella struttura viene a mancare, o perché non esiste più. O perché lo scelgono. E questo dal punto di vista progettuale da architetti, da società civile, pone un problema, perché come intervenire con persone che non hanno questo genere di supporto e provvedere ad una casa quello che veramente vogliono, o chiedono che noi mettiamo come loro o ci mettiamo nei loro panni. Questo ci interessava capire quando abbiamo cominciato a interagire con questa comunità, mettendoci in contatto e cominciando a pensare a cosa potesse essere. Tant'è vero che non sono casette, ma sono bambini. Non sono sicuro, se ti siete preso lì. Come? E per questo non ci sono casette, non abbiamo pensato a fare una casetta trasportabile. Questo era uno dei primi volantini, peraltro insomma un po' disorganizzato, comunque era uno dei primi volantini quando eravamo andati lì presentando il progetto a San Pietro, appunto cercavamo un po' di provocare il pubblico. Di fronte a questa situazione, un nastro, che è quello che fondamentalmente avviene, o due così nastro per fare questo, che era un po' un invito a. E uno dei motivi principali per i quali c'era questo volantino era perché poi intervistando le persone a San Pietro, cioè passando a San Pietro e anche poi altro gente che intervistava, una delle cose che emergeva era, o la risposta che più spesso ci sentivamo dire era: sì, mi ho notato, però non ce lo so, proprio così. E stesso per esempio una volta rimasi molto colpito, io faccio volontariato a una situazione qui al pasto, pasti della senza tetto, quindi intervistando altre persone che lavoravano con me, e gli ho chiesto insomma qual era la loro percezione senza tetto. La cosa che mi sono sentito dire spesso è stata: guarda, finché stiamo lì, insomma, la situazione, il pasto,
quando io rivedo la stessa persona destrata, non so come aiutarlo. Perché mi è venuto un contesto cittadino, un contesto urbano, non ti dà quegli strumenti conoscitivi per, quindi ti affidi un po' a quello che è il tuo, diciamo, quelle che sono le tue sensazioni, quello che è il tuo essere, la tua cultura, la tua generosità, comunque sono, diciamo, frammenti del tuo essere persona che derivano dall'impressione che hai avuto i tuoi genitori, quelli che hanno insegnato dei valori, che quindi eventualmente persone più generose perché hanno valori sono generose, evidentemente questo è quello che probabilmente hanno preso. Questa è appunto un'altra delle immagini degli incontri che hanno fatto per che era poi il primo prototipo che avevano ideato con loro, che appunto stavano lì verificando se funzionava o meno, come lo sentivano, come diciamo poteva essere per loro il rapporto che poteva esserci con questo oggetto, perché il rapporto si chiede prima di fare se c'è un rapporto tra i due stati fatto. Questo è un po' sacenere con una batterina della nota marca di batterie. Perché l'ho messo? Perché una delle cose più interessanti che avviene all'interno di quello scenario di quel portico è che queste persone, questa comunità, che uso la parola comunità perché loro condividono tutte, dalle limosine al cibo, al tabacco, alle cartine, ai cartoni per dormire per terra. La cosa che ti lascia un po', o almeno così ti fa pensare, è che loro puliscono, non lasciano nemmeno le punte, non nemmeno le sigarette a terra. Allora questo succedeva a luglio, giugno-luglio, ma succede sempre durante tutto l'anno, però a particolare per fatto specie che era giugno-luglio, che chi è Carlo? Che stava a Roma a giugno-luglio? Tutti, voi siete tutti a Roma, no? Perfetto. E per ricordare insomma che situazione c'era a giugno, no? Ah, fatti il piano, ricordate che situazione c'era? A proposito delle sporcizie, dei rifiuti, dei... Era una costante, però diciamo che a giugno luglio era un po' esplosa questa cosa, c'era addirittura Gasman che aveva detto puliamo la strada, e lui però stanno uguali. Lui stava uguale, fantasticamente, esatto, ho detto quando torno, tanto lo diciamo. Però insomma diciamo che... legato agli scali, all'acqua... Sì, perché in realtà assolutamente c'è tutto un problema legato alla distanza che avevamo. Però la cosa era comunque, diciamo, c'è stato anche un certo senso di limitazione. Sì, no, per le politiche legate a... Assolutamente. Quello che faceva strano su quel periodo, che era appena tornato, era appunto trovare la città così e sapere che c'era una comunità senza tetto, totalmente nell'inosservanza del pubblico generale, che ogni mattina pulisce uno spazio pubblico per farlo utilizzare in maniera gradevole da tutti, totalmente inosservato, perché sono dinamiche che non vengono notate e che ovviamente magari attraverso questo progetto qui vorremmo anche portare alla luce il fatto che comunque c'è questo gruppo di persone inaspettatamente ogni mattina si prodiga dietro. Ma sì, che lo spazio pubblico sia visibile, sia pulito, sia mantenuto pulito. Quindi c'è uno sforzo da parte loro nel cercare di attivare dei processi che non vengono. E questo è l'oggetto realizzato, appunto, lo sapete vedere che poi sicuramente queste sono alcune delle fasi, questi sono gli uncini che stanno fondamentalmente per. Oggetto. Questo qui è l'idea nostra che c'era con il mio testa. Non quando abbiamo cominciato a lavorare con questa comunità, quello che abbiamo pensato è questo. Non possiamo proporre una soluzione al tema di chi non acquista dimora. Voi direte, ma voi siete architetti, un architetto, un designer, non propone soluzioni. Il problema delle soluzioni, spesso ci siamo trovati che parlando con la Caritas, parlando con le persone, ma perché non utilizzano edifici abbandonati in disuso?
per ospitare se stessi. Il problema delle soluzioni, questa è la versione lettino, okay. Trasformato in un tablettino, un materassino per la cucina, no? Perché non una soluzione? Perché non parliamo di soluzione? O perché appunto il discorso sulla casetta temporanea e via dicendo? Perché il problema di queste tipologie di intervento, anche le caserme, anche proporre caserme o edifici inutilizzati per ospitare, è che in sé hanno sempre una sorta di retorica, tale per cui tende comunque a escludere una parte. Allora, se poi parlando con le persone ti senti dire vabbè, ma scusa, la madre con due figli a carico e non c'è soldi, per caso è stata a padre, la madre in casa stava pulita, perché lei non c'è diritto a una casa? Ok, hai studiato, magari, e c'è pure un mazzo da mattina a sera, no? No, vabbè, però sono esempi molto più cubati. No, però capisci, cioè nel senso qua alla fine di tutto ti può dire, vabbè, perché il casino che contribuisce a questo stato. Esatto, capisci, cioè nel senso che i processi in tre comunque è un cortocircuito dove c'è qualche parte che viene comunque esclusa. No? Allora poi se ti senti dire perché loro che fanno loro? Perché loro sì, no? Questo è il problema un po' con le soluzioni. Poi l'altro problema con le soluzioni è che se tu dici quella casetta fatta dall'architetto X o dal designer X è di senza tetto. Quello è di senza tetto. Di senza tetto, quello se ne è. Non so se passa questo messaggio. Cioè, un po' come dire, un po' come nel 40 si diceva, ma quello è tetto, ma quello è semi ebreo, quello è tetto. Loro devono stare là. Noi possono uscire quello, devono stare loro. Quindi tendono un po' a ghettizzare la condizione del senza tetto. Perché la estremizza e ripeto, su alcuni altri progetti vengono a escludere parti sociali importanti, era un po' una guerra, una lotta tra pochi, perché loro sì o no? Giustamente io vorrei andare a casa più, cioè, mi rimane con le donne, dici, mi posso, un pezzo pure io, che ci lavoro. E la retorica intrinseca nelle soluzioni, le cosiddette soluzioni di genere. Queste sono le istruzioni che l'uso che ha utilizzato, perché in effetti l'idea di questo progetto è che sia open source, non abbiamo copyright, cioè non abbiamo l'altro una cosiddetta copyright, nel senso che l'idea appunto è che chiunque possa rifarlo, chiunque possa utilizzarlo, non ci prendiamo, nel senso che vogliamo niente, un oggetto per sempre. Ok, e questi erano vi spiego i punti cardine del progetto. Questa era una locandina, qualcuno è una studia d'architettura? Sì. Architettura del paesaggio. E diciamo che l'idea di questo volantino Design Responsibly era presa da un architetto famoso negli anni 70, insomma lui ha cominciato a utilizzare la pubblicità, diciamo. L'idea di pubblicità dell'architettura per trasmettere i concetti, quindi diciamo, siamo arrivati un po' a lui. E cioè l'immagine appunto di questo senza tetto che torna non posso dare essere accanto a perché ricicla responsabilmente. E questo è il primo punto cardine del progetto. Il riciclo sociale. E come vi dicevo prima, una delle domande principali, una delle risposte che uno si sente dire è Leo Tardi? Sì, però. Dai un euro, dai 50 centesimi, cioè non è che si danno molto margine per poter intervenire, quindi evidentemente manca qualcosa e questo produce un processo di esclusione che fondamentalmente vengono esclusi, tu non sai come intervenire, come approcciarti all'altro, come aprirti all'altro, fondamentalmente generi un processo di esclusione, lo escludi. E ci ha fatto piacere, perché comunque ho avuto un'azione, un personaggio abbastanza importante, comunque, insomma, indipendentemente dal credo cattolico o meno, comunque sta facendo cosa sta pubblicando qui, ci ho fatto piacere leggere che il Papa ha scritto qualcosa come che gli esclusi sono il risultato della cultura dello scarto, che colpisce tanto di essere mai esclusi quanto riposo e si trasformano velocemente in stanza. E questo fa parte della cultura del consumo, alla quale noi tutti siamo abituati. E quindi l'idea di utilizzare cartone riciclato non è soltanto perché
dire, ormai si va un po' più dire ricicliamolo, riciclato, eccetera. No, più che altro perché, e non solo perché è il materiale che poi loro utilizzano per dormire, come diciamo loro utilizzano i cartoni, ma solo questo, ma è perché già in sé volevamo estendere un po' la metafora del riciclo del cartone alla componente sociale, quindi tramite l'oggetto riciclare ciò che è considerato ad oggi un po', per di quello che è il termine un po' brutale, spazzatura sociale, quindi senza detto come distruzione. Quindi attivare il processo di riciclo sociale. Il secondo punto è che, appunto, vi dicevo prima, non una soluzione ma un esperimento di democrazia. Ora, perché no alle soluzioni, non ho detto, spero che sia chiaro. Se non è chiaro, chiedete, non vi preoccupate di interrompere. L'idea che ci è venuta in mente, anche lavorando con questa comunità di Senza Tetto a San Pietro, è appunto cercare di attivare invece un processo un po' democratico nell'utilizzo dello spazio pubblico. Lo spazio pubblico è di tutti, è di tutti. E dovrebbe essere la celebrazione di diversità sociale e culturale. Allora, il fatto che questo oggetto sia fragile, può essere rotto, e che richiede una cura, un'attenzione, significa che tratta tutti, senza detto, società civile, scusate, io forse è un po' strano, in effetti anche loro dovrebbero essere rotto in società civile, poi diciamo, senza detto e coloro che il tetto ce l'hanno, temporaneamente col tetto, li tratta in maniera uguale, non è che fa distinzione. Semmai, se proprio la vogliamo dire, potrebbe essere un piccolo ausilio per loro durante la notte per dormire, mentre dormono sollevati da terra, quindi non sono molto bene. Però più di quello non è. Forse è anche un po' scomodo risolvere in tutto. La cosa che, diciamo, crea, e questo è l'esperimento di democrazia, è che impone delle regole, impone un rispetto, impone che le persone abbiano cura, perché è fragile, si può rompere, si bagna e si lo butti via. Quindi il rispetto di regole che poi di fondo sono un po' condivise crea una sorta di prendersi cura di un remoto altro che io non conosco, che non so chi è, però è una forma di dialogo. Io mi prendo cura dell'oggetto il giorno, ci siedo e non lo rompo, è Natale che so che la sera una persona che non ha fissa dimora lo può utilizzare, viceversa, la persona che non ha fissa dimora, e su questo capisco perché anche chiedendo alle persone non ce la fuori, sì, ma se c'è da lì, insomma, c'è tanto piacere quasi che non ci va. Quindi anche da parte loro ci deve essere uno sforzo nel, non so, non essere troppo ubriaco da quel tipo di cipolle di sopra, insomma, trattarlo anche da parte del senza detto ci deve essere una cura meglio. E questo crea uno sforzo che è poi con un po' che diceva Falcone. Quando c'è da prodigarsi c'è chi se lamenta. Allora, l'esperimento è questo, vedere se la gente chiude senza detto, piuttosto che lo studente o il passante che dicendo, dell'utilizzo dell'oggetto può avere una cura dell'oggetto stesso che si riflette nel fatto che una persona dopo potrà utilizzarlo. E questo fondamentalmente è quello che probabilmente viene prima della soluzione, come architetti e voi. Purtroppo una soluzione univoca non c'è, la soluzione si trova se si attuano le forme di dialogo, questo è quello che se riusciamo a, come dire, a stabilire una certa connessione tra, perché se loro stanno là probabilmente anche perché noi stiamo qua, e viceversa, se noi stiamo qua perché esistono persone che stanno lì non solo senza detto non liberato, questo purtroppo è il dato oggettivo che emerge da vari studi. E credo che sì, a parte comunicazione e ringraziamenti, che c'è la slide dopo ringraziamenti, e papà arriva, eccola, sì. E quindi ovviamente a parte il ringraziamento a Giulio che è andato via per averci dato la possibilità di parlare del nostro progetto, di cui stiamo portando avanti fino ad oggi, la cosa che verrà fatta saranno attivati dei laboratori dove verranno realizzati questi oggetti assieme a ovviamente dei senza tetto, vorrei dire, e gli oggetti poi verranno distribuiti in varie aree porticate di Roma dove appunto vengono utilizzati appunto dai senza tetto.
In questo c'è il problema con l'AMA, ovviamente l'AMA pulisce la strada, quindi anche loro, anche da loro. Quando gli va però, come il GAF, ma pure loro quando gli va. Esattamente. Poi diciamo che nelle zone dove dormono senza tetto spesso puliscono tutti. Sì, lo fanno il capire. Esatto. Quindi magari anche da parte loro un piccolo sforzo di comprensione sarà richiesto. E ovviamente nel progetto hanno partecipato anche negozi che hanno gentilmente fornito il cartone, anche quella è una forma di partecipazione, perché donare il cartone o raccogliere il cartone, telefonarti, io ho il cartone verde, e anche, o i tubi verde, che veramente riciclati, i tubi sono le anime dei copper, di fogli a uno della stampa copper, mentre il cartone è verde. E poi ovviamente due persone sono oggi qui, una sta qui, un'altra insegnare, Francesco Carelli e Lorenzo Nino, che fanno parte di un collettivo che è Stalker, non so se mi sentivo, ci hanno dato una mano, ci hanno anche messo in contatto con Giulio, insomma, che doveva ringraziare anche virtualmente questa situazione. Detto questo, credo che sia finita la nostra presentazione, se avete domande, grazie per l'attenzione. Accessibile, è uno
online o digitale, però ci saranno anche delle, ci sarà anche una descrizione delle varie dinamiche giochi, diciamo, che non vengono, che uno non immagina. Allora, ad esempio, a parte il fatto che puliscono la strada, puliscono il porto, un'altra delle cose che loro, specialmente a San Pietro, è che loro hanno immagini, là, che non sono persone spocche, non immagina. Vivono in strada, però non c'è quello che dice. Poi quando io mi siedo una macchina con la macchina non è più pulita, la macchina si vede pulita, ma anche il seggiolino del tram prima pulito, sono una situazione, è una questione mentale, c'è una sfida, c'è un aspetto diverso. Guarda, mi metto solo di parte dell'accadendo, la persona è stata già incontrata, quindi leggerò un po'. C'è questo filosofo sloveno, si chiama Žižek, non so se avete mai sentito, ma... E allora, in un passaggio di un libro, scrive una cosa chiara. Le classi sociali inferiori puzzano, tutta proprio tradotta letteralmente dal libro. Cioè, chi è percepito come socialmente inferiore? Sempre quel cattivo dolore. Ci stai troppo accanto, perché non riesci in un certo senso a vincere, a superare il tuo, la tua barriera culturale. Quindi ti siedi sulla panchina aperta, esposta, dove magari ci hanno fatto la pipì, i gatti, i cani, la cacca, gli uccelli, pioggiacida, cioè si è seduto comunque qualche senza tetto, qualcuno che magari non sa lavare. Però se sai che qua c'è stato un senza tetto, ti blocchi, che magari è più pulito, che magari è più pulito di questa cosa. Beh, ma quando iniziamo una cosa sulla logica dell'aspetto, cioè, no, no, dell'aspetto dell'oggetto, sì, ma sì, sappiamo sì, che lo vedi, sai che ci dormi, esatto. Quindi non è un ostacolo vero e proprio del sedersi o della volontà di essere conducente, cioè, diciamo, che sono estetta. Se ne posso permettere, non faccio estetica. Però so, cioè che so, cioè ho paura che psicologicamente questo oggetto possa essere identificato solo come iniziativa del letto di cartone riciclato, per il senza detto che questi bellissimi ragazzi hanno portato avanti. Quindi io non ci siedo perché è una cosa che non mi riguarda, è una cosa che non ha per me un tipo di identità per me, poi sia socialmente. Ma no. No, assolutamente, ma questo fa parte di qualunque processo democratico, si può. Quello che posso spingermi a dire io è che se la democrazia, ovviamente quello che tu dici, io sono benissimo a decidere se fare o non fare. Questo è democratico, questo fino ad oggi è stato detto la democrazia. Però la domanda che io poi mi pongo è se ha l'abbondanza di scelta di democrazia, qualcuno un giorno risponderà sul punto sul quale qualcuno ce l'ha mettiamo sempre. Quindi va benissimo quello che dice, è giustissimo, perché quello che tu dici è giustissimo, è il fatto che tu la pongi, è il